ma dicono sempre i filo nucleari. Col nucleare, l'energia costa poco e quindi si abbasserà la bolletta energetica. Questo io devo dire che non dedicherei molto tempo, perché qualsiasi italiano si metterebbe a ridere, come giustamente fa la signora, perché sentire che in questo paese le bollette dell'energia si abbassano fa solo ridere, perché nessuno ci crede. Ma facciamo anche un calcolo, diciamo, un po' più specifico. Già oggi noi paghiamo il nucleare, pochi lo sanno, ma nella bolletta energetica che continuiamo a pagare ogni due mesi c'è una voce che si chiama A2, che sono gli oneri nucleari, che è una rapina non a mano armata, perché non ci si presentano con le armi, ma che noi subiamo da 22 anni. Cos'è questa rapina? Quando noi abbiamo deciso con i referendum che si chiudeva col nucleare, l'Enel ha detto: bene, io ho mancato guadagno perché avevo fatto gli investimenti, avevo aperto delle centrali, questo mancato guadagno mi deve essere rimborsato. Che già allora era una follia, perché l'Enel era dello Stato, noi eravamo lo Stato, noi abbiamo deciso che basta con il nucleare, e lo Stato, cioè l'Enel, dice: adesso mi devi rifondere. Ma se l'abbiamo deciso noi? Ma allora uno poteva dire: va bene, a tassa. Stato è sempre una tassa, siccome io in generale entro certi limiti non penso che le tasse siano un male, ma penso che siano un bene comune, perché permettono di avere servizi eccetera eccetera, va bene. Ma quando l'Enel è diventata per il 70% privato, cioè oggi l'Enel è solo del 30% dello Stato, quindi esistono dei privati che coprono il 70% che noi continuiamo a pagare per rimborsarli del mancato guadagno di che cosa? Non hanno investito nulla, perché gli investimenti li aveva fatti lo Stato, cioè l'Enel quando era dello Stato. Il mancato guadagno era dello Stato e noi ogni due mesi continuiamo a versare dei soldi all'Enel, che oggi per il 70% è privato. Aggiungiamo che noi già nella bolletta paghiamo i famosi CIP 6. CIP 6 che cos'è? Una cosa molto innovativa e interessante dell'Unione Europea, che dice: facciamo pagare a tutti i cittadini europei una parte dell'energia, della bolletta energetica, che deve servire, si chiama CIP 6 questa, deve servire per gli impianti, per favorire le energie rinnovabili. Peccato che da Bruxelles per arrivare a Roma quel decreto alle Alpi, esattamente al confine nostro, è stato modificato. È stato modificato come? Che i contributi che noi paghiamo in bolletta servono per le energie rinnovabili e assimilabili. Che vuol dire assimilabili per la nostra legislazione? Vuol dire per esempio gli inceneritori, o vuol dire per esempio l'impianto che il grande presidente dell'Inter Moratti ha in Sardegna, che è un impianto dove produce energia, dice vergognati perché sono un tifoso interista, produce energia sugli scarti del petrolio. Noi stiamo finanziando quel progetto che produce energia sugli scarti del petrolio, e stiamo finanziando gli inceneritori di questo paese, eseguendo una cosa che l'Unione Europea invece pensa sia finanziamento delle energie rinnovabili. Ora, a fronte di una bolletta dove noi continuiamo a pagare gli oneri nucleari e paghiamo gli inceneritori, pur non essendo d'accordo, pensare che la bolletta energetica con il nucleare diminuirà, veramente non ce la possono raccontare. Anche perché quanto costa il nucleare? Interessante questa cosa, perché voi avrete visto a maggio una stretta di mano fra Berlusconi e Sarkozy al telegiornale che dava il via al nucleare, perché poi in questo paese una volta c'erano delle procedure, c'erano delle istituzioni, adesso c'è la stretta di mano fra due presidenti che dà il via alle cose. Poi fanno anche le leggi, perché però siamo, diciamo, oltre la democrazia, no? Bene, quella stretta di mano lì, l'amministratore delegato dell'Enel, che è interessato al nucleare, dice che una centrale nucleare intorno ai 1000 megawatt costerà, 1600 megawatt, scusate, costerà 2 miliardi e mezzo. Dichiarazione di maggio: peccato che a giugno il suo omologo tedesco della E.ON ha detto che la centrale nucleare costa almeno 3 miliardi e 2 dello stesso tipo. Peccato che le centrali che stanno costruendo, poi le vediamo nello specifico, simili a quelle che dovrebbero venire in Italia, costano già 4 miliardi e mezzo. Peccato che la stretta di mano fra Berlusconi e Sarkozy si riferiva a 4 centrali nucleari e costava 28 miliardi, cioè 28 diviso 4 fa 7 miliardi. Calcolate che poi siamo in Italia,
dove l'alta velocità costa 4 volte che in Spagna, dove le opere pubbliche costano 10 volte che in Spagna, quindi dovete immaginare per eccesso la futura spesa. Tutto questo è quello che stiamo mettendo in campo come soldi, e questo dovrebbe diminuire la bolletta energetica, ma il ministro dice certo che la diminuisce, perché le centrali le costruiscono i privati. Provate a domandarvi come mai negli Stati Uniti, dove le centrali le devono costruire i privati con i loro soldi, non si costruisce una centrale nucleare dal 1992. Ce n'è una che stanno completando, che hanno cominciato a costruire nel 1972. Già una cosa che 38 anni per costruire una centrale, già uno dice che il nucleare è energia del futuro, lo vanno a raccontare a qualcun altro. Ma come succederà invece in Italia? Succederà che i grandi consumatori di energia, infatti attenzione che chi è interessato al nucleare sono l'Enel, sono le grandi multi utility che stanno sui territori, Acea, A2A, cioè Roma, Brescia e Milano, ci sarà Iride che è Torino e Genova, cioè le grandi multi utility della distribuzione energetica, che faranno un ragionamento di questo tipo. Il governo non può finanziare, perché l'energia è stata liberalizzata e quindi il governo non può. Ma cosa farà il governo? Farà un altro CIP 6, invece che sugli inceneritori, sulle centrali, cioè attraverso sgravi fiscali e una serie di provvedimenti, diciamo, laterali, noi pagheremo questa parte. Ma i grandi consumatori dicono, no, ma la centrale la facciamo noi, la paghiamo noi, a parte gli sgravi che gli garantiremo, dopodiché noi, avendo costruito la centrale ed essendo i grandi consumatori di energia, avremo l'energia a bassissimo costo. Essendo che l'energia è un problema di mercato attualmente, chi paga il bassissimo costo con cui per decenni loro utilizzeranno l'energia? Saranno le bollette di tutti gli altri cittadini, che non avendo un potere contrattuale come quello di un grandissimo consumatore di energia, ciascuno di noi avrà la sua bolletta individuale che deve coprire esattamente quei costi. È la stessa cosa che sta succedendo in altri paesi dove stanno andando in questa direzione. Ma i nostri dicono le nuove centrali sono sicure perché sono di terza generazione e siamo in attesa di quelle di quarta. Berlusconi in realtà ha pure detto che questa è già la quarta generazione, ma a lui gli concediamo che è troppo occupato per sapere, per dire le cose con nomi adeguati. Vediamo cosa sono le mitiche centrali di quarta generazione, poi veniamo a quelle di terza. Quelle di quarta generazione è il mito di tutti i nuclearisti, cioè dicono un giorno si arriverà presto alle centrali di quarta generazione, che sono centrali autofertilizzanti. E cioè il problema che hai posto tu dell'uranio che non esiste, che è in esaurimento, non si porrà più perché lì ci sarà l'autoarricchimento, cioè quell'uranio potrà essere riciclato e rifare da combustibile più e più volte. Bene, l'Unione Europea, siccome deve mettere i finanziamenti, ha istituito un gruppo di studio di scienziati di tutta Europa e gli ha detto: fatemi capire se questa cosa della quarta generazione ha consistenza oppure no. Hanno studiato dal 2003 al 2007 e hanno prodotto un rapporto citato nel libro che dice, gli scienziati di tutta l'Unione Europea hanno scritto in questo rapporto, si potrà realisticamente parlare delle centrali di quarta generazione non prima del 2040, specificando che quando diciamo si potrà realisticamente parlare, intendiamo si potrà realisticamente parlare, cioè non sognatevi che vuol dire che nel 2040 ci sono le centrali di quarta generazione. Nel 2040 se ne potrà realisticamente parlare. Cioè vuol dire che oggi stiamo studiando se c'è la possibilità o meno di fare queste centrali e forse nel 2040 si potrà dare una risposta a questo quesito. Ammesso che il quesito venga, la risposta sia positiva, vuol dire che dal 2040 comincerà la produzione o la ricerca sul reattore, eccetera, eccetera. Tenete sempre in mente l'uranio, 2035 e anche quello 2075, immaginatevi tutta questa cosa per trovarci a un certo punto che avremo forse le tecnologie, forse le centrali di quarta generazione, peccato che non c'è più l'uranio sul pianeta.